Ragazzi, l'ultima cosa detta è stata: non sono riuscito a batterla. Questo sta facendo le flessioni. Ah, non è riuscito a battere. Non è così facile. Mi scivolano anche le mani. Vai, è l'au. Benvenuti nel campo nomade di Milano. Fanno un casino porco. No, non va bene se scorreggi durante la notte, Erika. Ah, sono cazzi tuoi quelli. No, Erika, non puoi scorreggiare durante la notte. Ah, basta che non annusi. No, non annuso, devo respirare. Nome. Edoardo. Cognome. Lo metti. Professione. Studente, Proce professionista. incallito. Com'è? Proce incallito. No, studente. Con quali profitti? Ma, vari, alti e bassi. Non lo so. Si potrebbe fare meglio, ma si fa quello che si può. Ma non è che è un cagacazzo, dai. Assolutamente no. La sua vita sentimentale? Perché è un cagacazzo? Che cosa c'entra? Vabbè. La mia vita. Sua vita sentimentale come la descrive? Va bene, Va tutto bene. sono contento, sì. Impegnato, fidanzato. Non è fidanzato perché non c'è stato No, Anelli. parla di impegnato, allora viene da pensare a impegnato. Cioè, tu si dice fidanzato ufficialmente. No, non è Dove vero. vive la sua consorte? Dove vive? Dove vive? Tu sei In un che culo ai lupi. cazzo. Dove sono nato? Buono. In pigiama poi in questa intervista. In pigiama, come Giustamente. usa vestirsi, dai, normalmente. Normalmente dipende vario. Casual, pop, classic. È sicuro di non essere un cagacazzo? E tu? E come giudica il successo? Il successo. Il successo. Dipende dal successo, l'illusione momentanea di fama che può avere qualcuno. Da queste parole si deduce che è una persona molto coerente e corretta. Sarebbe sicuro poi di poter realmente agire così nella vita? Sarebbe. Allora, perché? Se mi Sarebbe formuli le sicuro. domande a merda, Sarebbe poi. sicuro. Sarebbe sicuro di? Si dice così. Sì. Cagacazzo, insomma. Tu sei un cagacazzo. Pratica alcune attività sportive? No, non attualmente. In passato o In in futuro? passato sì, in futuro si vedrà. Vedo una persona abbastanza, diciamo, determinata, o come si giudica? Mi giudico reattivo abbastanza all'1:30 di notte, visto che fai delle domande di merda. Lo vedo anche abbastanza polemico. Come giudica questo lato del suo carattere? Giudico che una parte critica è necessaria in ognuno di noi per non prendere tutte le cose ovvie. Necessario, ma a volte potrebbe anche essere lasciata perdere, non trova? Sì, a volte se può diventare eccessiva può diventare anche fastidioso, però. Lei sa riconoscere questo limite? Il limite? Assolutamente no. A volte tendo a parlare in eccesso, però c'è gente anche che si addormenta. Strano che adesso non si sia già addormentato il cameraman. E Non è detto questo. si vede che è più attivo stasera. Oh, eccomi. Oh, eccomi. E lei è soddisfatto generalmente della vita che conduce o? Sì, per certi versi sì, per altri si potrebbe fare di Si meglio. può sempre fare di meglio, giusto? Naturalmente. Di peggio? È sempre più facile. Sempre facile peggiorare che migliorare. Certo, quello si è addormentato. Le persone che si addormentano le danno fastidio? Dipende in quali occasioni. In questa? Dipende chi. Io? Non avresti modo di addormentarti o ti addormenti domandandomi. Non si sa mai. Non si sa. Si giudichi con quattro aggettivi. Tipo grande fratello, devo sparare dei nomi in posto degli aggettivi o degli articoli oppure solo degli aggettivi. È libero di fare quello che crede. Allora tallone d'Achille, bajur e penso anche telefono e portafoglio. Minchia, prima era una fonte di domande. Adesso che non fa senso. Come A chi dedica questa intervista? a chi dedico? A chi dedica? È una domanda molto semplice. Mi è stata richiesta un'intervista, non è che la dedico. Beh. Non la seguo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. E invece dovrebbe farlo. E invece non lo faccio. Inizio. Forse per un motivo non lo faccio. Per quale? Se lo chiedo. Va bene, me lo chiedo e mi do anche una risposta. Come vuole lei? Allora lei mi dà la risposta e io mi faccio la domanda. È ricercato? Dalla polizia? Anche. Pensi che sia giusto andare a letto in questo momento o sta svegli? Ma contando che è 1:30 e domani ci svegliamo alle 6, siamo Questa alle gita 8. come si prospetta? Per ora bene, l'importante è che non mi venga un attacco di caghetto. Sono sempre odiosi, giusto quelli? Fai te, soprattutto se sei l'acceleratore di particelle atomiche del CERN di Ginevra. Aspetta grandi cose questa gita. Mi aspetto di mangiare bene, divertirmi, visto che la gita di quinta e di tornare a casa sano e salvo.